Io ho fatto un casino. Cos'hai fatto stavolta? Ho dimenticato di comprare il pane e adesso quello che era rimasto sarà diventato secco ormai. Vabbè, non ti preoccupare, anche stavolta con il libro ti salvo la giornata. E cosa ci tocca oggi? La pappa al pomodoro. Dovremmo avere tutto e così il tuo pane ci può tornare, anzi, ci torna sicuramente utile. Ah, bene, mi fa piacere. Ma quindi anche stavolta hai trovato la ricetta nel libro? Ma va, questo è il giornale di Gian Burrasca, te lo dico io come si fa la pappa al pomodoro. Ci vogliono 300 grammi di pane, il tuo, secco, 800 di passata di pomodoro, del basilico, fresco, uno spicchio d'aglio, del brodo che ho messo a scaldare, sale e pepe quanto basta e dell'olio extravergine di oliva. Allora abbiamo tutto? Sì! Allora vedi che il pane secco è stato un colpo di culo! Pensa che per Gian Burrasca la pappa al pomodoro è proprio una conquista. E infatti lui e i suoi amici del collegio cercano in tutti i modi di sabotare la cucina. Ci riescono e pochi sono obbligati a fargli la pappa al pomodoro invece che la solita minestra. Ma dai, simpatico sto Giannino. Ora lo inforno e così li facciamo abbrustolire un pochino. Ecco qua le nostre fettine belle abbrustolite. Grande. Adesso le strofino con l'aglio. Poi le tagliamo a pezzettoni e iniziamo a cucinarle con il pomodoro. Ma quindi, a parte la pappa al pomodoro, questo Giannino cosa fa nel libro? Le combina di tutti i colori. È molto divertente, ma leggerlo da adulti, secondo me, è ancora meglio. Cioè, fa ancora più ridere. Ma dai. È bello. E non è l'unico divertente di Bamba, ce ne sono anche altri, ma non sono così famosi, è un peccato. Facciamo colazione. Viva la pappa pappa al volo popo 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 pomodoro. Viva la pappa pappa che un capo popo 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 lavoro. Viva la pappa 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 col popo pomodoro. Nazioni ci sono i popoli che ogni tanto si stancano d'aver sempre minestra di riso e allora avvengono le congiure, i complotti e saltano fuori i michelozzi e gli stoppani che affrontano i pericoli finché per la loro abnegazione non si passa alla pappa col pomodoro.